buonasera, benvenuti alla presentazione ufficiale della stagione 2015-2016 dell'Axed Group Latina Calcio a 5. Ringraziamento particolare ai presenti, a tutte le persone, allo sponsor, in particolare al main sponsor che per il primo anno si affianca a Latina Calcio a 5. Però senza dilungarmi in chiacchiere, ripercorriamo un po' quelli che sono stati gli anni della Latina Calcio a 5 e della presidenza di Gianluca Lastarza e di suo fratello Giuseppe. Anni importanti che hanno portato questa squadra a raggiungere la Serie A. Credo che, come in tutte le cose, a me me l'ha insegnato a scuola, dove andavo malissimo, che in matematica era il comune denominatore che poi ti portava ad avere dei risultati. E credo che il comune denominatore di questa società negli ultimi 7 anni ha soltanto un nome: Gianluca Lastarza. Ma io sento parlare di scudetto, dico che questo è un campionato che nasconde tantissime insidie. È vero che noi ci siamo rafforzati, ma lo stesso hanno fatto altre squadre, quindi ogni partita il risultato non puoi darlo mai per scontato, quindi dobbiamo giocarcela in ogni centimetro di campo. Sappiamo che abbiamo le qualità per fare bene, questo sì. Abbiamo fatto 3 innesti di caratura mondiale, oggi non c'è qui con noi Sebastian Corso, che ha vinto con la nazionale argentina la Coppa America. Abbiamo preso un nazionale portoghese con 192 presenze, un nazionale spagnolo con 104 presenze con la nazionale spagnola, che sono in assoluto le nazionali più forti al mondo, quindi gli innesti sono sicuramente degli innesti di caratura mondiale. E abbiamo la fortuna, oltre agli stranieri, abbiamo confermato Lucas Maina, Luciano Avellino e Daniel Battistoni, abbiamo dei ragazzi di Latina che sono veramente veramente promettenti. Ecco, un applauso è doveroso. 7 anni di presidenza e 2 promozioni, ma poi sempre 7 anni di presidenza fatti a grandissimi livelli, questa è la cosa importante, in crescita. E una crescita non può prescindere dal fatto di avere una società importante, delle persone importanti vicino, e la persona più importante vicino a Gianluca Lastarza è il fratello Giuseppe. Allora, intanto come si addomestica tuo fratello? Buonasera a tutti, innanzitutto. Beh, diciamo che io, ecco, mi ha un po' rubato la parola. Io sono un po' il termometro di questa società, perché fungo un po' da calmiere all'intemperanza di mio fratello, che è molto impulsivo. Poi molti l'avranno anche potuto vedere durante le partite, molto focoso come presidente. Io fungo un po' da calmiere sia per lui, ma anche, diciamo, per la società, perché è giusto così, no? Calmare anche un po' l'intemperanza di qualcuno. È il mio ruolo, fondamentalmente è un po' questo, amo non apparire tantissimo e quindi lavorare nel silenzio e, ripeto, calmare un po' l'intemperanza sia di mio fratello nonché anche degli altri dirigenti, comunque che siamo un bellissimo gruppo, una bella famiglia. Abbiamo puntato, ecco, appunto proprio su questa parola, una bella famiglia, perché sono tutti dei bravi ragazzi, di buone famiglie e soprattutto... Citiamo Giuseppe con un applauso, dai, ne ha bisogno. Io, ecco, non sono abituato a parlare, però in linea di massima ho descritto un po' l'ambiente della Latina Calcio a 5. Ecco, un ringraziamento ancora a tutti per averci seguito e buona serata. La forza di una società dipende molto, tantissimo, dal main sponsor, e quest'anno c'è un abbinamento nuovo con un'azienda nuova, un'azienda importante, l'Axed Group, e quindi vorrei chiamare qui vicino a me Gennaro Coppola per parlare di questo abbinamento importante, speriamo molto vincente. Grazie, buonasera a tutti. Diciamo che la conoscenza con Gianluca e il fatto che ci siamo avvicinati a Calcio a 5 è stato quasi casuale, insomma, attraverso una conoscenza comune che non vedo dove è seduta, Maurizio, eccolo là. Da una occasione casuale, quello che abbiamo scoperto, che ho scoperto, sto scoprendo sempre di più grazie a questi eventi e grazie alla frequentazione con Gianluca, e che c'è un grosso parallelo tra quella che è la Axed SPA
e la Axed Calcio, nel senso che quello che va a connotarci è quello che io chiamo la regola delle 3C, che cito poi quella che è la mia socia. E sicuramente c'è tanto cuore e tanto coraggio, che è quello che fa la differenza nel portare avanti poi la squadra. E la terza C, che arriverà col tempo, che è un po' di culo, speriamo, che l'anno scorso è mancato e quest'anno sicuramente ce l'avremo, noi un po' te lo prestiamo perché noi ce l'abbiamo, e quindi spero che questo sia il primo anno e che puntiamo in alto, cioè io punto sempre in alto. Noi siamo ambiziosi, quindi l'obiettivo è puntare in alto, però come si dice? Per arrivare in alto bisogna partire dal basso, quindi partiamo dal basso per arrivare in alto. Un applauso, perché se lo meritano queste persone. Io adesso procederei con quello che è lo staff dirigenziale di questa squadra, che non è soltanto il presidente, che non è soltanto il vicepresidente, che non è soltanto soprattutto il main sponsor, ma una serie di dirigenti, di staff dirigenziale molto molto importante. Ad iniziare da uno che ha vestito questa maglia per tanti anni, giocava in porta, è stato capitano di questa squadra e oggi fa il direttore sportivo di questa squadra e ha dato e ha contribuito insieme a Gianluca a costruire questa squadra. Luca Corbucci. Buonasera. Solo buonasera? Sono timido. Due parole bisogna dirle, anche perché la squadra l'hai costruita poi adesso. Come prendo le responsabilità? Che dire, è una gioia essere nuovamente qui, anche se non sto fisicamente lì con loro, mi sento parte integrante di quel clima magico che questa società, che questi colori e questa maglia ha modo di trasmettere a chiunque. Io sono veramente contento di vedere tutta questa gente, perché la Latina Calcio 5 sta facendo tanto, ma non solo in campo, soprattutto fuori, in questo tessuto cittadino dove ogni giocatore, ogni persona che si avvicina a questa famiglia riporta i valori che questa famiglia ha. Io sono sicuro, e l'ho fatto prima in campo, ora fuori, che dove andremo, in qualunque campo, e campo lo uso con una metafora molto grossa, questi ragazzi, questa società e questi colori sicuramente usciranno dal campo avendo dato tutto e soprattutto avendo dimostrato sempre che in certi campi siamo i più forti di tutti. Su questa cosa non me lo leva nessuno. Dico una cosa grossa, la ribadisco in ogni circostanza. Qualcuno prima mi ha detto lo scudetto, io non lo so se lo scudetto possa essere quest'anno, tra 2 anni, tra 10, ma sicuramente giocare qui non ha paragoni. Far parte di questa famiglia non ha uguali. Allora, proseguiamo dopo queste parole di Luca Corbucci con il direttore generale Luigi Mariani, poi il coordinatore della Fondazione Latina Calcio 5 Matteo Coluzzi, vi chiamo e venite qua gentilmente. Due nuovi ingressi nel consiglio direttivo, Fabrizio Tonazzi e Enrico Segala, non ci sono, va bene. Una figura importante abbiamo presentato l'altro giorno, il look manager responsabile del merchandising, Franco Carabella. Responsabili marketing e comunicazione, Independent Web, non è presente Paolo Corirossi, ma c'è Moira Valeri. La Factory 10 come fotografia è lì presente, ci sta fotografando, speriamo che veniamo bene, un po' difficile. Responsabile dell'area commerciale, Maurizio Carraro. Responsabile settore tecnico giovanile, Mauro Cacciotti e Mirko Turrin, Gianfranco Salerno, che è anche il team manager di questa squadra. Il dottor Luca Martini, medico sociale. I fisioterapisti, fondamentali nella vita di una società e di una squadra. Salvatore Alesini è il decano a Latina, suo figlio Valerio Alesini e Nicolas Tenaglia. Simone Leopardi, team manager, mi dicono, mi suggeriscono, sì, eccolo qui. Preparatore atletico, anche altra figura storica di questa società, Omar Berti. E Roberto Giri.
E poi l'allenatore di questa squadra, Piero Basile, dirigente accompagnatore Simone Leopardi, responsabile dell'area ospitality e biglietterie e segreteria calcio a 5, sono delle ragazze, Sabrina Salomone, Moira Neghini e Maria Stella Prezioso, ci sono? Sì. Mauro Mazzanti, responsabile della logistica. Mauro, dove sei? Eccolo qua. E assistenti alla logistica Paolo Carnali e Luca Molon. Ci sono? Eccolo. Adesso però viene la cosa bella, caro Piero Basile, perché... Cioè? Cioè. Intanto faccio accomodare il mio amico Vincenzo D'Amico, qua, vicino a me, per favore. Occhiali li abbiamo. Vincenzo D'Amico ha fatto la storia di questa città, perché intanto ha fatto la storia del calcio italiano, perché piedi come Vincenzo D'Amico non ce ne sono mai stati e non ce ne saranno mai. Lui un giorno, venendo da me in redazione, ha detto una cosa giusta: lo sai qual è il calciatore più importante in questa città? Sono io. È vero. E Vincenzo D'Amico una cosa soprattutto non ha mai... Ma non è vero niente, non glielo ho detto io, lo dice lui perché è vero, ma non glielo ho chiesto. La cosa importante è che, a differenza di tante altre persone, non ha mai rinnegato le proprie origini. Vincenzo è di Latina, ama Latina e ama i colori nerazzurri. E adesso ce la fai a chiamare i giocatori uno per uno? Sì, a proposito, per quanto riguarda il fatto di essere di Latina, io ho vissuto 45 anni a Roma. E quando andavo in giro, tu a Roma, tu che sei di Roma, falt, io sono di Latina, non sono assolutamente di Roma e me ne vanto. Ok, poi vi chiamiamo Simone Chinchio, David Patrizzi, Maurizio Landucci, Lucas Emiliano Maina, il capitano grande. Avelino non c'è, no? Ah, c'è? Luciano? Come si chiama? Luciano Andres Avellino, Gerardo Daniel Battistoni, Borca Blanco Gil, Sebastian Corso ci raggiungerà, sta col navigatore, che... Arnaldo Augusto Pereira, questo è il giocatore, guardate. Andrea Terenzi, Yuri Bacoli, Enrico Rosati, Edoardo Saccaro, Matteo Barbazza, Andrea Barontini e Aldo Franza. Facciamolo sentire questo applauso, perché questa squadra ci deve far sognare. Maina? Allora, Maina, sono 7 anni che è qui a Latina, vero? Sì. Questo è il settimo anno, giusto. Capitano, vinciamo lo scudetto? Dammi tempo, non manco la prima del campionato, già vinciamo il campionato. No, lavoreremo per arrivare a giocare almeno la Coppa Italia, e le coppe si possono giocare prima di arrivare alla fine, e sicuramente dopo cercare il playoff, che nel playoff può succedere di tutto, come è successo l'anno scorso, che avevamo una grande fiducia e poi alla fine ci hanno mancato tanti giocatori importanti, che non era facile, però ci proveremo. Tu proverai a vincere la classifica di Anonieri? Se mi passano la palla sto là per metterla dentro. Un applauso ancora a questa formidabile squadra. Però, caro Presidente, hai fatto degli sforzi incredibili, perché il Latina Calcio a 5 non è soltanto prima squadra, è anche e soprattutto settore giovanile. Un settore giovanile che nasce quest'anno
con una sinergia importante, e io qui chiamerei Andreas Siqueira Jefferson, l'uomo che ha espugnato il Barbera, perché la sinergia è con il Latina Calcio. Io so che tu sei molto legato al Latina Calcio 5. Sì, ci ho creato questa amicizia con loro, col presidente, quindi sempre che potevo seguivo, e questo anno sarà diverso, quindi speriamo che loro possano fare un gran campionato e sarò lì a tifare per loro. Allora presidente, questo abbinamento con il Latina Calcio è una cosa importante, perché le due società che portano alto il nome e i colori nerazzurri, il Latina Calcio in Serie B, il Latina Calcio al 5 in Serie A, insomma è tanta roba, come diciamo noi in gergo. Ma con Pasquale Maglietta, diciamo, c'è stato sempre vicinanza, e lo sport, il calcio a 5, il calcio hanno molte cose in comune. Io lo dico sempre soprattutto ai genitori dei bambini che hanno un po' di titubanza nel far avvicinare i propri figli al calcio a 5. Jefferson lo sa, in Brasile, nei paesi sudamericani, tutti i più grandi calciatori hanno iniziato dal futsal. Il Latina Calcio a 5 non è soltanto attività prettamente sportiva, ma è anche attività nel sociale, e nel sociale il presidente La Starza in questi anni ha fatto molto. Io vorrei qua vicino a me Matteo Coluzzi. I temi della fondazione, come anticipato, saranno quindi solidarietà, integrazione, coesione sociale, mutualità, sostenibilità e rispetto dei diritti umani. E questa sera avremo qui presenti dei rappresentanti riguardo appunto questo tema. Al fine di creare un'unità di intenti che possa portare alla realizzazione di obiettivi concreti, a testimonianza che una realtà cittadina di questo tipo, al quale appartengono determinati valori, può rappresentare un riferimento per la collettività tutta. Noi siamo Latina, noi siamo la Fondazione Latina Calcio a 5, voi siete la Fondazione Latina Calcio a 5, raggiungiamo insieme gli obiettivi dentro e fuori dal campo. Grazie a tutti. Io proseguirei con l'associazione Lucchetto nel Cuore, ad Alberto De Vita. Ciao. Allora, ad Alberto De Vita, che oltre il rappresentante del presidente dell'associazione Lucchetto nel Cuore, un carissimo amico, e quest'anno insieme ad un'altra associazione che poi verrà presentata esporremo il logo, il loro logo della loro associazione, come abbiamo fatto lo scorso anno con Roberto Berardi, per cercare di fare il nostro piccolo qualcosa per mettere in risalto quel tipo di problema, un problema veramente importante. Quest'anno abbiamo deciso di farlo con l'associazione Lucchetto nel Cuore e con l'IPD. C'è la signora Samantha? Samantha non è venuta, che c'è un altro rappresentante dell'IPD. Se può venire gentilmente, grazie. Associazione Italiana Persone Down. Perfetto, benissimo, ciao. Io sono Gianluca. Lo conosci te? Perfetto, sei fantastico. Io ho paura. Allora. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, e la prima cosa che volevo fare è ringraziare Gianluca La Starza e Latina Calcio 5 per la grande visibilità che ci stanno dando, che sicuramente è una grossa mano per la nostra associazione. E niente, l'associazione è nata perché, allora, innanzitutto questa associazione si occupa di reperire fondi per la ricerca pediatrica. Stiamo trattando di una malattia neurodegenerativa genetica e riguarda una patologia metabolica, in particolare patologie mitocondriali. E l'associazione è nata purtroppo perché io e mia moglie abbiamo perso un bimbo di neanche 6 mesi per colpa di questa malattia, e anche il primo bambino è affetto dalla stessa patologia. E niente, fino adesso siamo riusciti a fare un'azione a Bambin Gesù per quanto riguarda la ricerca, e con l'aiuto del Latina Calcio a 5 e delle persone che insomma ci seguiranno cerchiamo di aumentare questi fondi e magari creare anche una borsa di studio per cercare di trovare una soluzione per questo tipo di malattia, insomma. Beh, merita sicuramente un applauso. Credo che non ci siano altre parole. Io volevo coinvolgere anche l'IPD. Chi parla di voi?
Noi. Voglio sapere i vostri nomi. Allora, io sono Daniela. E lei? Sono Angela. Allora, Daniela e Angela è questo nutrito gruppo di tifosi. Venite a vedere il calcio a 5 quest'anno, eh? Con la maglietta nerazzurra, mi raccomando. Ecco, perfetto. Allora, vogliamo parlare un attimino di questa associazione e di questo abbinamento con il Latina Calcio 5? Come no? Allora, noi siamo un'associazione giovane nata per la volontà di un gruppo di famiglie testarde e tenaci. E siamo andati un po' contro il volere di tutti e abbiamo creato l'associazione. Noi ringraziamo Gianluca per la visibilità che ci sta dando, tutto il calcio a 5, il palazzetto, tutti gli eventi ai quali Gianluca ci chiama e ci fa partecipare. E noi praticamente abbiamo come obiettivo rendere il più possibile autonomi i nostri ragazzi, perché sono ragazzi con le stesse potenzialità degli altri bambini, degli altri ragazzi. Fanno le stesse cose, giocano a calcio. Abbiamo il campione mondiale di nuoto delle Paralimpiadi. Paolo. Abbiamo altri campioni di nuoto. Francesca è campionessa di ginnastica. Francesca, Federico lo stesso. Cioè sono ragazzi né più né meno degli altri. Fanno le stesse identiche cose, ovviamente con i loro tempi. Perché io dico che sono un diesel, vanno un pochino più lenti rispetto agli altri ragazzi, però loro danno tanto, chiedono tanto e meritano tanto. E anche grazie a Gianluca e a tutti quanti voi questo tanto arriverà. Grazie. Gianluca prima l'ha accennato, lo scorso anno il Latina Calcio a 5, soprattutto nella figura di Gianluca La Stazza, ha sposato un qualcosa di molto importante. Noi volevamo riportare qui a Latina, tutti quanti noi volevamo riportare qui a Latina una persona nostra, un nostro concittadino, una persona che ha vissuto un qualcosa che non si può neanche raccontare. Roberto, puoi venire qui? Roberto Berardi. Roberto Berardi ha vissuto una storia che meriterebbe un'enciclopedia, probabilmente, neanche un libro, un articolo, due righe, meriterebbe un'enciclopedia. Però Roberto, nel suo piccolo, presidente La Stazza, ha messo una cosa sulla maglietta. Riportiamo Roberto Berardi a Latina e credo che sia stata una delle poche società in Italia a fare una cosa del genere per una situazione del genere, forse l'unica probabilmente. Roberto è tornato qui e noi, come Latina Calcio a 5, ci sentiamo orgogliosi di aver fatto questa cosa. Sono io orgoglioso e sono fiero. Innanzitutto volevo ringraziarvi, volevo salutare tutti voi. Siete stati nel mio cuore in fondo quando stavo chiuso in questa cella. Stasera non ho grandi cose da dire, ne avete dette tante, tutte belle, con delle immagini fortissime. Quello che abbiamo sentito dal presidente, da questa famiglia in fondo, è un'immagine di forza, è una sensazione di grande energia. E in fondo quello che ho risentito arrivando qui, sedendomi qui tra voi, sento questa energia che è forte. E mi permetterei di chiedere ai ragazzi: ma me lo portate lo scudetto quest'anno? Voglio lo scudetto. Questa, non voglio annoiarvi con storie che sono crude, difficili. No, io credo che in fondo è queste azioni forti che stanno portando avanti, che questa famiglia sta portando avanti, dove io oggi mi sento, malgrado tutto, un presente, un partecipante e credo un familiare anch'io. Quindi vi dico grazie, oggi consacriamo tutto all'energia che sti ragazzi avranno bisogno per lo scudetto e questo che ci porta qui non è la mia storia. Daniele Nardi, che non è presente qui perché è in India, è giustificato. Sta cercando di scalare l'ulteriore montagna. Daniele Nardi è considerato nel suo sport in assoluto forse tra i primi 5 scalatori al mondo. Siccome è molto in voga nelle società sportive la figura del mental coach, che è colui che cerca di trasmettere le motivazioni ai giocatori, di aiutarli a superare le difficoltà, è nata questa idea
mi è nata questa idea, ho chiesto a Daniele se aveva voglia di farsi conoscere dai ragazzi e spiegare come si superano le difficoltà. E c'è stato già un primo incontro, che questa registrazione l'abbiamo fatto nella nostra saletta conferenza, ed è un cammino che ci accingiamo a fare insieme a lui, proprio per far capire ai ragazzi quando la fatica ti fa dire basta magari al tuo cervello. Daniele sta insegnando ai ragazzi che si può andare oltre, lui l'ha fatto in tante circostanze, arrivando a mettere record su record, e attraverso lui speriamo veramente di dare ancora quel qualcosa di più che so che i ragazzi hanno dentro. La squadra di calcio non può prescindere, di calcio a 5, non può prescindere dai colori di una maglia, e i colori di una maglia, abbiamo parlato spesso durante questa serata, del nero e dell'azzurro. Io, ci sono due splendide ragazze che vorrei qui vicino a me e al presidente un applauso, che indossano i completi, quello bianco da trasferta e quello nero azzurro con il quale i ragazzi giocheranno in casa. Mettetevi al fianco del presidente, forse è meglio. Allora, le ragazze si chiamano? Veronica. E lei? Veronica ed Alessandra. Alessandra indossa il completo casalingo nero azzurro e Veronica invece il completo bianco. E io farei un applauso anche a chi ha ideato questi completi, chi ha ideato il logo, l'Independent Web, Franco Carabella, hanno collaborato insieme. Questa è una maglia bellissima, presidente, forse la più bella in assoluto dei, dei tuoi buonanotte, 7 anni di presidenza. Le altre anche sono state belle, questa è veramente eccezionale. Devo dire che Franco, come al solito, ha fatto un grandissimo lavoro. Franco veramente, oltre a fare questo mestiere con una professione che va veramente sopra la media, lo fa veramente con il cuore per noi, mettendoci veramente tanto tanto impegno e quel pizzico di passione in più che poi fa partorire queste maglie, che per il primo anno forse l'unica pecca di questa società è di non aver mai avuto lo store. Quest'anno per il primo anno avremo la possibilità di accontentare quei tifosi che giustamente reclamavano le magliette da poter indossare per loro, e quindi ci sarà il banchetto riservato proprio alla vendita delle magliette, quindi quest'anno potremo accontentare un po' tutti. Premetto che non guadagneremo nemmeno un euro dalle magliette, quindi il costo che vedrete della maglietta sarà semplicemente il costo della maglia e delle stampe, quindi non abbiamo nessuna intenzione di fare il merchandising per guadagnarci, ma solamente per avere il piacere di vedere dei ragazzi che girano per Latina con le nostre maglie. Nei giorni scorsi è venuta a mancare una figura storica per questa città, per il calcio nerazzurro in genere, per il calcio, per lo sport, per la città di Latina, per chi lo conosceva, per gli amici e anche per chi non lo conosceva. Ci ha lasciati proprio il giorno della presentazione, nella notte della presentazione della sua squadra del cuore, il Latina Calcio, Ugo Masullo. Il presidente, grazie, un po' emozionato perché è stato un papà per me, mi ha portato in giro per l'Italia a seguire il Latina, lo seguo ormai da 30 anni, quindi credo che, vabbè. Il presidente La Starza, che conosceva Ughetto e lo aveva fatto innamorare anche del Latina Calcio a 5, ha voluto dedicargli un qualcosa di particolare e di simbolico, perché questa squadra ha una mascotte, eccola lì, e questa mascotte si chiama Ughetto. Allora, eccolo qua Ughetto. Perfetto, ci abbiamo anche Ughetto. Presidente, Ugo Masullo ha fatto la storia di questa città, se n'è andato in silenzio. Lui non era uno silenzioso, lui era uno che discuteva, perché arrivavano primi i colori nerazzurri della maglia che amava, prima la sua città, anche se lui era nato a Cava dei Reni, poi arrivava il resto. Però era una persona che ha dedicato e ha speso una vita per i coloni nerazzurri del Latina Calcio.
speso nel vero senso della parola. Grazie a tutti. Ah, e ricordiamo la cosa più importante: venerdì inizia il campionato, quindi alle ore 21 c'è la prima gara con il Rieti, sarà data anche in diretta Rai, ma però venite al palazzetto. Venite al palazzetto. Che si vede meglio.